Questo tipo di valvole di controllo non regola solo il flusso produttivo nel vostro impianto, aiuta anche a tutelare la sicurezza del personale e delle apparecchiature e a preservare l'ambiente. Il fiore all'occhiello di Emerson e del suo impegno a migliorare sicurezza, prestazioni e redditività dei suoi clienti è qui a Marshalltown, Iowa, negli Stati Uniti. Nel 2010 nasce il Centro Innovazione Emerson per la Tecnologia Fisher, il centro per lo sviluppo di valvole di controllo più grande e completo nel mondo. Erede di una tradizione avviata nel 1930, il centro assicura la continuità delle valvole di controllo Fisher nel soddisfare le nuove esigenze delle industrie di processo, in espansione per grandezza e complessità. In questa struttura all'avanguardia, un team di esperti convalida un'ampia gamma di soluzioni, dalla ripetibilità delle piccole valvole al collaudo nella regolazione dei processi, a grandi soluzioni come la gestione dell'antipompaggio del compressore. Con veri e propri test di portata con aria o acqua, determiniamo i coefficienti di dimensionamento, la forza dello stelo o la coppia idrodinamica e confermiamo le prestazioni dinamiche. Questa linea di portata DN900 ha portate che superano i 225.000 kg al minuto. Per fornire valvole che funzionino il più silenziosamente possibile, abbiamo realizzato quest'area unica per i test di sfiato. La usiamo per progettare tecnologie di abbattimento acustico e sviluppare metodologie per le norme internazionali. Un impianto in funzione produce intense vibrazioni che possono ridurre la durata dei macchinari, danneggiare componenti e causare la totale perdita di controllo. La robustezza dei prodotti Fisher è testata su questo banco vibrante. L'attuatore per applicazioni nucleari resiste anche ai sismi più violenti. I nostri prodotti non solo devono rispondere alle norme sulle vibrazioni industriali, ma sono anche sottoposti a test aggiuntivi per milioni di cicli a vibrazioni sonore della massima frequenza specifica, per garantire le prestazioni del vostro impianto produttivo. Per Emerson, sicurezza e affidabilità sono alla base di tutto. L'analisi sperimentale delle sollecitazioni avvalora i calcoli progettuali e l'analisi degli elementi finiti. Con sofisticati sensori verifichiamo che i prodotti resistano alle pressioni previste in massima sicurezza. E per far fronte alla necessità di strumenti e attuatori che funzionino a fasce di temperature sempre più estese, testiamo i prodotti Fisher per basse temperature a meno 60 gradi centigradi e per alte temperature a 104 gradi centigradi. Quest'area di test a elevata temperatura è in grado di simulare temperature operative fino a 1100 gradi centigradi. Eseguiamo inoltre test dei cicli meccanici per attestare l'affidabilità dei prodotti Fisher. Questo attuatore esegue aperture e chiusure senza sosta dal 2003, con una minima manutenzione. Sottoponiamo i prodotti Fisher a test di integrazione per attestarne il funzionamento coi sistemi di controllo prescelti. Comproviamo sicurezza, affidabilità e prestazioni ed esploriamo nuove soluzioni per rispondere alle esigenze produttive di domani, come quelle delle tecnologie wireless. Perché Emerson si spinge agli estremi per testare i propri prodotti? Per tradizione. L'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Vi invitiamo a visitare e provare di persona l'eccellenza delle nostre strutture e dei nostri tecnici. Portate le vostre applicazioni più difficili nella nostra sede e con noi avrete la soluzione. Per una visita al Centro Innovazione Emerson, contattate l'ufficio commerciale Emerson di zona. Un elenco degli uffici è disponibile su fisher.com.